Ciao a tutti ragazzi, sono Amber di Stick, eccoci qua di nuovo in un nuovo video. Siamo ancora ragazzi su Clash Royale. Ieri ho caricato un video in cui vi ho fatto vedere 4 glitch visivi interessanti sul gioco. Se volete ragazzi vi lascio qui sotto il link oppure qua sopra la scheda cliccabile. Il video di ieri ragazzi è andato molto molto bene, sono veramente molto molto contento. Soprattutto anche dei like, dei tanti like che mi avete lasciato. Grazie mille ragazzi, spero che potrete continuare quindi a supportarmi con i miei prossimi video. Oggi siamo ancora su Clash Royale, nella quale però ancora una volta ragazzi vi porto un contenuto interessante, forse anche più interessante di ieri. Riguarda appunto, come detto anche dal titolo, un piccolo trucchetto da fare con il bocciatore e il domatore. E ragazzi, se non avete il bocciatore potete utilizzare il gigante. Ancora una volta ragazzi, questa idea di video l'ho presa da Eclipse, un altro youtuber inglese. Ovviamente io vi porto il contenuto in italiano e la persona che l'ha scoperto praticamente si chiama Viltruel YouTube, adesso non mi ricordo bene il nome. Vediamo di che cosa si tratta immediatamente qui nel gioco. Andiamo subito a crearci un deck con il bocciatore ragazzi e il domatore. Dopodiché proverò anche un'altra piccola combinazione, quindi restate con me. Mi raccomando ragazzi, vediamo se riusciamo ad arrivare a 4000 like per questo video. È un po' ragazzi che non vi chiedo dei like, sono passati ormai tantissimi giorni, forse un mese, quindi se questo video vi piace mi raccomando un bel like per supportare il canale, perché come sapete ogni vostro pollicione è molto importante anche per far salire il canale. Siamo quasi vicini a 200.000 ragazzi, siamo quasi vicini a 200.000 iscritti e non vedo l'ora di raggiungerlo, perché sarà veramente un altro grandissimo traguardo dopo il primo enorme che è quello dei 100.000 iscritti. Solo grazie a voi ragazzi riusciremo a raggiungere questo grandissimo traguardo e lì vi giuro ragazzi, vi prometto che farò un grande speciale. Ok ragazzi, andiamo subito a creare il deck. Quindi ho messo, come vedete, il domatore, il bocciatore e il gigante. Però siccome voglio provare una cosa molto figa, ci metto anche il boscaiolo, visto che questo è veloce come il domatore. E come sapete, per arrivare alla torre avversaria ci mette un po' di secondi. Quindi intanto ci mettiamo qua il boscaiolo. Ok ragazzi, queste sono le 4 carte che ci servono. Va, andiamo a fare la battaglia ragazzi nel clan. È una cosa ragazzi che ho provato solamente una volta al volo e adesso ragazzi vi faccio vedere che figata. Allora ci serve assolutamente adesso ci serve. Allora intanto mandiamo lì i barbari che non ci servono. Mi serve un attimino il bocciatore. Quindi allora devo sprecare un po' di carte. Sì. Quindi buttiamoci i barbari qua, tanto non ci servono. Ok, ci buttiamo qua l'estrattore che non ci serve, anzi in realtà ci serve per fare un paio di test. Intanto lì, vabbè, non importa, la torre l'abbiamo distrutta. Ragazzi, la prossima volta, madonna, arriva il nostro bocciatore, ok, eccolo qua. Bocciatore, aspettiamo 9 di Elisir ragazzi e andiamo a fare la prova. Sperando di non fare fuori la torre centrale, ho scelto le carte peggiori poi per fare il test. E infatti ragazzi sono un cretino. Dai, non uccidere, no, devo fare il test. What the fuck. 204, ok, ci siamo. Allora ragazzi, guardate qui. Allora, dobbiamo mettere il bocciatore qui dietro la torre principale. Aspettiamo qualche secondo e ci mettiamo ragazzi il domatore. Guardate un pochino. Ok, adesso via, mettiamo adesso via il domatore in questo modo. Dovrebbe andare dietro al bocciatore e rimanere lì ragazzi e andare quindi lento. Eccolo qua ragazzi, funziona. Il domatore sta andando ragazzi veramente molto molto lento, perché è bloccato dal bocciatore che gli sta davanti. Come sapete il bocciatore è veramente molto molto lento. In questo modo ragazzi praticamente ci abbiamo messo di più per raggiungere la torre avversaria. E questo ragazzi può solamente essere una cosa a proprio vantaggio, perché come sapete il domatore con il suo cinghialosso salta veramente molto molto veloce per raggiungere, ci mette veramente poco per raggiungere la torre avversaria. Molto molto figa come cosa. Adesso voglio provare un attimino con il boscaiolo, che anche quello è una truppa ragazzi che se la scanna un bel po', soprattutto dopo l'ultimo aggiornamento che c'è stato. Tra l'altro ragazzi, tra poco parleremo anche in un video, parleremo di Clash Royale, del prossimo update riguardo alle leggendarie e un pochino di roba. Allora, ci buttiamo qua la scarica, intanto ringrazio Ghost anche per aver accettato di fare una partita test. Allora ragazzi, voglio provare anche con il gigante, dopo lo faccio. Ci mettiamo intanto l'estrattore di Elisir qua, aspettiamo di sbloccare, eccolo qua, il boscaiolo. Molto bene. Ok, benissimo, bravo che aspetti, non fai niente. Ok, 9 di Elisir, anche qui possiamo partire. Vediamo un pochino ragazzi, sono curioso, non ho provato sinceramente col boscaiolo, Sto provando assolutamente adesso in live in questo video, via. Allora, bocciatore di qua, attenzione, mi metto sempre male. Ok, vediamo, secondo me però non funziona. Dopo rifacciamo con il domatore. Ok, via, vediamo. Vediamo cosa succede ragazzi, non lo so. Se riesco... Sì, funziona! What the fuck? Ma che cazzo? Funziona, raga, funziona.
anche col boscaiolo, che come sapete è molto molto veloce. Ma a questo punto forse funziona con altre truppe, sinceramente non lo so, però lo trovo molto 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 figo fare sta, molto curiosa anche sta cosa con il domatore e il boscaiolo, che sono i più veloci e che quindi riusciamo a metterci insomma di più per raggiungere la torre avversaria. Così riusciamo anche a guadagnare tempo e ci possiamo schierare nel nostro campo di battaglia, difese, magari un secondo estrattore di elisir e roba simile. Molto figo ragazzi, un bel like se vi è piaciuto questo video, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, se avete anche voi provato o se già lo sapevate. Adesso voglio provare un attimino con il gigante, sinceramente non l'avevo mai provato, quindi gigantozzo di qua vicino alla mia torre principale e poi ci buttiamo il domatore, via adesso. Vediamo un pochino, tac, vediamo gli va dietro, ok, anche qui il gigante è molto molto lento, se non sbaglio lento come il bocciatore, come vedete funziona. Cosa intanto fa wow, evidentemente non lo sapeva neanche lui ragazzi, io non lo sapevo, ovviamente non lo sapevo, per questo ho voluto portarvi un video. Sono sicuro che molti di voi anche non sapevano di questa cosa, molto figo, molto figo. Vediamo un attimo, se metto lì i barbari, vediamo cosa succede, vediamo se funziona. Ma che scemo, non c'è il domatore, vabbè ragazzi non fa niente. Ok, che figata però, molto interessante, perché si potrebbe ragazzi portare in una strategia apposta. Secondo me ragazzi può essere veramente molto molto figo. Bene ragazzi, se trovo altri bug o glitch di questo tipo ve li porterò sicuramente. Ok ragazzi, finisce anche qua il videozzo di oggi, spero che vi sia piaciuto e che vi abbia appunto strappato un piccolo sorriso. Clash Royale ragazzi continuerò comunque a farlo e come ho detto anche nei scorsi video ormai vi porterò anche altri contenuti di altri giochi, solamente giochi migliori, giochi perfetti, stupendi per mobile. Mi raccomando ragazzi, restate sintonizzati perché a questo settembre ci saranno delle novità qui sul canale. Grazie mille per la visione, mi raccomando, provateci anche voi, lasciate un bel like ragazzi e ci vediamo molto presto con un altro nuovo video. Ciao! What's left? The storms we chase are leading us.